È un momento importante dell'anno per tutta la città di Pesaro perché appunto quest'anno lo intitoliamo Auguri Rossini, così a discapito del problema del compleanno o non compleanno. E questo evento, questo grande evento che sarà mandato in streaming domenica prossima, sarà in collaborazione tra il Conservatorio e Rossini Opera Festival, in quanto il Conservatorio con tutti i nostri giovani studenti ha allestito un'orchestra e anche le classi di canto hanno fornito tutto un numero di studenti di canto, quindi i nostri cantanti. E in più ci saranno due cantanti professionisti del Rossini Opera Festival, che sono la Gianfaldoni e Adaini, i quali canteranno anche insieme ai nostri studenti. Quindi sarà anche un momento di compartecipazione tra chi questo mestiere lo fa già a livello professionale e chi sta studiando per poterlo fare. Ecco, quindi questo è un grande momento, è una grande festa, perché in un momento così difficile il fatto di riuscire a resistere e a partecipare a questo grande momento è anche un motivo di speranza per tutti noi come scuola, come conservatori e per i nostri giovani. Ecco, appunto, come scuola, come conservatorio, è un momento che arriva ad un anno esatto dall'inizio di questa pandemia che ha segnato tutti gli ambiti della vita sociale. Come è cambiato il vostro approccio all'attività? Anche abbiamo visto quello che è un momento di saggio che ha preso anche un taglio più televisivo perché si arriva nelle case in maniera diversa, in maniera che forse da un lato può essere anche un salto di qualità formativo. Sì, assolutamente sì, nel senso che abbiamo fatto di questo impedimento, di questa difficoltà, abbiamo cercato di crearne un'opportunità per raccontare, per realizzare una narrazione su quello che il conservatorio è per i nostri giovani. Ci siamo attivati, per esempio, anche per quanto riguarda le lauree dei ragazzi, per poterle realizzare in streaming, in maniera che anche le famiglie, gli amici potessero partecipare al concerto finale di questi ragazzi. Ci siamo attivati per tenere le lezioni in presenza collegandoci al sistema universitario dei laboratori, quindi tutte le lezioni degli strumenti musicali sono state fatte quest'anno in presenza con il nuovo anno accademico. Ovviamente certe lezioni di carattere teorico, quelle le abbiamo lasciate a distanza proprio per ovviare al fatto di avere troppe persone sedute in uno stesso spazio. Ecco. Però diciamo che questo momento ci insegna che a fronte del Pedrotti, che nel concerto di Santa Cecilia avrebbe potuto ospitare al massimo 500 persone, qualora fosse agibile, perché sappiamo che al momento purtroppo ancora non lo è, a fronte di questo noi abbiamo avuto nell'arco di 12, pardon, di 23 ore, abbiamo avuto la bellezza di 24, di 12.000 visualizzazioni. Quindi il Pedrotti, 12.000 persone non ci sarebbero mai potute stare, quindi, come dire, l'aspetto divulgativo in questo senso ne ha guadagnato. Ovviamente questo non toglie che la nostra musica si deve fare dal vivo, ma un domani potremmo anche compenetrare, cioè far partecipare tutte e due queste modalità nelle nostre nuove produzioni.